Il 90% di tutti i tumori sono da causa ambientale. Nel nostro Salento, in provincia di Lecce in particolare, la mortalità per cancro va sempre più aumentando in modo anche drammatico e questo è un dato che è assolutamente inatteso, in quanto fino ad oggi il nostro Salento era ritenuta un'area protetta perché non vi erano emergenze ambientali, non vi era possibilità che la popolazione venisse esposta a quelle che sono le maggiori cause di dunque tumore. Così non è più, in pochi anni abbiamo recuperato drammaticamente il gap virtuoso che ci differenziava dalla Lombardia e dal nord tutto. Perché questo avvenga è difficile poter dare, diciamo, una risposta unica. Non c'è dubbio che stiamo scontando in questi ultimi anni delle emergenze ambientali che si chiamano Ilva Taranto, si chiamano Petrolchimico a Brindisi, si chiamano Cerano per Brindisi e Lecce. Esistono degli insediamenti industriali ad altissimo potere inquinante. Intendo riferirmi alla centrale termoelettrica di Cerano, che sicuramente ha un potere inquinante elevatissimo e che probabilmente, sottolineo la parola probabilmente perché la causa precisa di tumori non la conosciamo, ma probabilmente è responsabile dell'elevata incidenza dei tumori dell'apparato respiratorio che noi abbiamo visto e continuiamo a vedere in questa nostra regione. C'è dubbio che la gente si ammala non perché c'è un qualche dio cattivo che se l'è presa proprio con lui, ma perché c'è stata una esposizione a delle cause precise che provocano cancro, provocano malattia. Di tante cause abbiamo nome e cognome, di alcune altre sappiamo meno perché non è stata mai sviluppata ricerca dunque in proposito, perché sembra che ricerca finalizzata alle cause non interessi dunque a nessuno, perché non c'è ritorno economico in questo settore. Il ritorno economico è tutto finalizzato sul fronte delle cure. Ecco, e chi impegna tanti soldi sul fronte delle cure non ha interesse che si riduca il numero di malati, anzi, tutt'altro, ha l'interesse opposto.